che accende le voglie. Ma che voce, ma che voce. Allora ragazzi, è arrivato il momento. Fanali all'ascolto. Ospite del Tour Festival Show fino alla finalissima dell'Arena di Verona. Oggi in Happiness su Radio BM abbiamo una tra le voci più potenti, ma nello stesso tempo dolce e calde, del panorama italiano. Signori e signore, Annalisa Scarrone. Ma grazie, ma quante cose belle che mi hai detto. Ma sei una cosa meravigliosa. Quante emozioni ci regali, Annalisa. Ma io sono molto felice di sentire tutto questo entusiasmo. Ma ti ringrazio. Beh, guarda, hai fatto ora con il secondo, hai fatto due singoli che sono una cosa incredibile, arrivano dritte al cuore. Io ora capisco perché tutti questi fans piangono i tuoi concerti, perché li colpisci dritti proprio. Allora, Annalisa, sei con noi oggi perché devi presentare appunto il secondo capitolo del tuo prossimo album di inediti. Parlaci su. Esatto, allora intanto il secondo capitolo, come giustamente hai detto tu, si intitola L'ultimo addio ed è un pezzo che, a differenza di Sento solo il presente, che era il primo, diciamo che va un pochino più nel malinconico e nella riflessione un po' legata a cose passate. È un racconto proprio di un addio, appunto, come dice il titolo, ed è una canzone completamente autobiografica, ecco, in cui io mi metto proprio a disposizione a nudo davanti a tutti e sono un po' sincera con me stessa, cose che tra l'altro sono difficili da fare, certo. Insomma, raramente siamo veramente sinceri con noi stessi, ci prendiamo anche delle colpe. Ma no? Infatti, quindi, era quello che ti volevo chiedere, se era autobiografica, perché veramente, ragazza mia, devi aver sofferto tantissimo, insomma, ma guarda, non più degli altri, ecco, tutti soffrono e tutti sono felici, ecco, ognuno al suo modo, ognuno ha le sue esperienze, io non voglio fare quella che si è fatta più male degli altri, per niente, però... ho voluto raccontare di un momento, appunto, di riflessione e finalmente di chiusura, per poi aprire capitoli nuovi della mia vita. Beh, guarda, sicuramente è quello che hai passato te, l'hanno passato anche tantissimi altri tuoi fans, e non solo. Forse è per quello che nei primi tre giorni di uscita dell'ultimo addio ci sono stati 10.605 streaming su Team Music, vero o no? Sì, vero, tra l'altro è un bellissimo risultato, perché insomma si va a sommare poi a tanti altri, ci sono stati dei buonissimi risultati anche su Spotify, il giorno in cui è uscito è andato subito primo, è rimasto sul podio per due giorni consecutivi, eccetera eccetera, poi comunque si muove bene. Stanno succedendo delle bellissime cose intorno a questa canzone, quindi insomma diciamo che i presupposti per un autunno buono, per non dire insomma molto buono, troppo, molto buono, ci credimi. Sono, ci sono. Credimi, perché noi che siamo in tutti i giorni qui, comunque sia in una radio, ti posso assicurare che un sacco di messaggi arrivano richiedendo proprio, prima Sento solo il presente e da venerdì stanno richiedendo appunto il tuo ultimo addio. Complimenti, Annalisa. Ma sbaglio o l'anno prossimo c'è un giro di boa importante, che tu, essendo del 1985, l'anno prossimo mettiamo il 3 davanti. E allora bella Annalisa, ti stai imposta qualche obiettivo anni fa, dicendo a 30 anni voglio aver, che ne so, vinto qualcosa, hai raggiunto? Sai, no, io queste cose qua sai che non le ho mai fatte, adesso che mi chiedi questa domanda. Anche non perché ho mai detto entro i 30 voglio aver fatto queste cose, non l'ho mai fatto, ecco, però diciamo che sono sempre molto concentrata e decisa in quello che faccio e non mi pongo limiti. Brava. E vado avanti con la tenacia, insomma, che serve, è fondamentale. Vabbè, ma con quel visino lì, guarda, posso dire, sembri sempre una diciottenne, Ti ringrazio. Poi in privato mi dici la crema che usi, perché la crema idratante per il viso. Guarda, io vengo insultata da tutti perché in realtà non uso creme. Vabbè, fammi soffrire, è vero, ma forse è proprio l'incoscienza, capito? Non aver proprio la coscienza di quelle, insomma, della manutenzione, non l'ho mai fatto. Beh, è anche fortuna, lascia stare.
in coscienza, è anche fortuna. Vabbè, Annalisa, ti faccio un'ultima domanda così tecnica e poi andiamo a leggere le domande che i tuoi fanali hanno mandato qui tramite mail. Aver lavorato e collaborato con il mitico Checco, che cosa è stato? Ti ha insegnato, ti ha dato o te l'aspettavi così? Ma sì, guarda, noi ci conoscevamo già, è stata e continua ad essere una presenza molto preziosa, nel senso che i consigli che mi ha dato sono stati dati intanto con sincerità, che è una cosa tra l'altro rara, ecco, e poi con intelligenza. E quindi insomma le cose stanno funzionando e questa collaborazione va avanti benissimo e tutto il disco sarà prodotto da lui e insieme per alcuni pezzi con Checco Palmosi e per tutti gli altri pezzi con Diego Calvetti, che tra l'altro è anche coautore dell'ultimo Addio. Bello, che poi lo ascolteremo dopo aver risposto a qualche domandina. Allora preparati Annalisa, perché sono stati veramente mirati, attenzione, c'è Michele Luca che ti chiede: ti piacerebbe partecipare all'Eurovision Song Contest? Ma no, guarda, di brutto mi piacerebbe. Domanda scontata, Michele. Sì. Allora, andiamo da Federica. Federica dice: nel nuovo album ci saranno dei duetti, magari anche con qualche ex di Amici? Ma guarda, è da valutare, è una cosa che stiamo valutando proprio in questo periodo, perché tra poco nel mese di ottobre andrò in studio per ultimare tutte quante le registrazioni, la produzione di tutte le altre canzoni, quindi ci stiamo pensando. Certo, poi ancora c'è Emanuele Adragna che scrive: ciao Nali, siamo in tanti che vorremmo sapere se andrai a Sanremo, potresti anticiparci qualcosa? Ma allora, sai, qua è un po' difficile anticipare perché non si sa mai niente in tempi così distanti, tra l'altro, però potrebbe essere una bellissima occasione per lanciare il disco completo quando uscirà. Io ti voto se vai, Dai, va bene. Io e anche Franco Ghirardello, siamo in due. Va bene. Allora, l'ultima domanda poi ti lasciamo perché oggi è una giornata un po' piena di impegni per la nostra Annalisa. Ed è di Giorgio Russo che scrive: Nali, ho visto che hai apprezzato la mia cover in francese, ti sento solo il presente, naturalmente questa è la canzone. Sapendo che sei molto apprezzata all'estero, quando ci sorprenderai con una cover di qualche tua canzone in un'altra lingua? Non lo so, adesso ci rifletto, grazie per il suggerimento e magari, chi lo sa, nel prossimo tour. Nel prossimo tour. Ma te sei una donna ricca di amore, e quindi ogni volta che ti si vede, ti si sente, riesce sempre a trasmettere tante emozioni. Annalisa, io direi che a questo punto possiamo anche congedarci. Grazie per questo secondo capitolo del tuo prossimo album. Grazie a te. Grazie. Grazie a te. Bene, tu ferma lì però, perché qualche trucco ce l'hai per quella pelle, quindi sta sicuramente bene, qualcosa mi devi dire. Ne parliamo fuori onda. Brava Annalisa, brava. Bene, allora fanali all'ascolto, attenzione perché sta per arrivare l'ultimo addio. Ciao Annalisa. Ciao.